Care amiche e cari amici, ben ritrovati. Siete pronti a partire per l'ultimo viaggio nel magico mondo di Stivalandia? Bene, andiamo. Come abbiamo visto nelle scorse puntate, i maghi erano ancora molto impegnati contro i covidoni e il loro potente sortilegio. A casa Lupetti le cose erano ancora difficili, così come in tutte le case del regno, ma la situazione era decisamente migliorata. Carletto passava molto tempo a disegnare e stava diventando proprio bravo. Ilarietta, non potendo andare al lavoro, aveva rivoluzionato la tana, che non era mai stata così bella e accogliente. Papà Lele tornava a casa dal lavoro stanco ma soddisfatto e ogni sera la famiglia si riuniva intorno al fuoco. Quel giorno i nostri lupetti avevano appena finito di cenare. «Mamma, posso andare a prendere il mio disegno?» chiese Carletto. «Aiutami solo un minuto a sparecchiare e poi corri a prenderlo», rispose Ilarietta. «Sono proprio curioso di vedere cosa avrà inventato oggi», aggiunse Lupo Lele. E così, pochi minuti dopo, il piccolo lupetto corse in camera e, tornando, consegnò il disegno al suo papà. Gli occhi di Lele si riempirono di meraviglia. Il suo Carletto stava diventando un piccolo artista. Ma, improvvisamente, sul suo volto si dipinse un'espressione accigliata. «Non ti piace, papà?» chiese preoccupato Carletto. «No, amore, no», rispose Lele. «È un disegno bellissimo. È solo che mi ha fatto venire in mente una cosa, e voglio proprio raccontarvela». Così si accucciarono tutti e tre davanti al fuoco. «Vedete, ho incontrato Messer Peppino Cicalino. Era proprio felice. Mi ha raccontato che è andato al castello dei maghi per vedere come stanno i suoi anziani genitori. I migliori maghi di Stivalandia hanno somministrato loro pozioni e incantesimi fino a che... Beh, per fortuna si sono svegliati dal lungo sonno. Ora dovranno rimanere ancora un po' nel castello per rimettersi in forze, ma a quanto pare il peggio è passato. Inoltre, sapete, Messer Cicalino mi ha detto anche un'altra cosa», continuò Lupo Lele. «Mi ha detto che mentre era lì al castello, il suo papà gli ha raccontato di uno strano sogno che aveva fatto durante il lungo sonno. Nel suo sogno, la vecchia cicala diventava una nuvola, saliva in cielo. E lì incontrava altre nuvole, che avevano forme di lupi, gufi, volpi, insomma, di tutti gli animali del regno. Ad un certo punto arrivava un covidone. Allora tutti questi animali nuvole si avvicinavano l'un con l'altro e con il loro contatto creavano una fitta barriera di nuvole che impediva al drago di guardare in basso e di vedere Stivalandia. Messer Peppino era al settimo cielo mentre mi raccontava questo sogno. Mi ha detto: «Capisce, Lupo Lele? Questo significa che finché ci aiuteremo gli uni con gli altri e manterremo vivo l'amore per il prossimo, disporremo della pozione più forte, in grado di sconfiggere ogni maleficio». «Papà!» disse all'improvviso Carletto. «Se io diventassi una nuvola, vorrei capitare vicino a delle nuvole a forma di pizza, così potrei mangiarle tutte». Rise forte mamma Ilarietta. Vedere il suo piccolo così sereno e in vena di scherzare le faceva bene al cuore. Fuori dalla finestra, in lontananza, si sentivano i lupi ululare senza sosta giù all'ululatoio. La luna era alta nel cielo, splendente come mai prima di allora. Guardò la sua famiglia accucciata davanti al fuoco e si sentì illuminata di conforto e speranza. Bene. Con questo ultimo episodio si concludono i nostri viaggi a Stivalandia. Come voi, anch'io ho molte domande, molte curiosità. Ad esempio, che ne sarà di Carletto, Ilarietta e Lele? I covidoni verranno sconfitti? Gli stivalesi torneranno mai alla vita che facevano prima? Beh, vedete, è difficile dare delle risposte a queste domande. Per quanto mi riguarda, io sono fiducioso. Come abbiamo visto, mamma Ilarietta ha trovato grande conforto dalla filastrocca inviatale dalla sua mamma. Ora è ben consapevole della forza che ha dentro di sé, e questo l'aiuterà nei momenti difficili. Papà Lele continua a lavorare all'ululatoio, ma con molto più impegno di prima.
ha capito che in un momento così duro bisogna impegnarsi il doppio e che se è vero che un lupo da solo non può fare granché, tanti lupi, insieme, possono essere di aiuto e conforto a tutto il regno. Carletto ha scoperto di essere un bravissimo disegnatore. Le storie che inventa sono sempre ricche di avventura e di fantasia. E questo gli permette di non sentire la noia di stare in casa. Ma ciò che più gli dà conforto è sapere che in ogni momento può parlare con i suoi genitori, che sono sempre disponibili per chiarirgli ogni dubbio e per consolarlo nei momenti tristi. Inoltre, abbiamo visto quanto siano forti i maghi del regno. Con il loro impegno e la loro collaborazione hanno mostrato a tutti gli stivalesi che se si combatte insieme, tutti uniti, si diventa molto più forti. Per alcuni aspetti, sembra che le cose potrebbero addirittura andare meglio di prima. O almeno lo spero. Sì, perché vedete, la verità è che io non so come finirà giù a Stivalandia. Non so quando i maghi riusciranno a sconfiggere tutti i covidoni. Non so quando Carletto potrà tornare di nuovo a giocare con Melina e Luchetto. Non so quando Ilarietta potrà tornare al lavoro. E non so quando si potrà ricominciare a fare festa tutti insieme. Qualcuno dice che succederà presto. Qualcun altro dice che ci vorrà molto tempo. In realtà nessuno conosce queste risposte. Non possiamo sapere se uscirà l'arcobaleno dopo una tempesta, se i nostri semi germoglieranno o se pioverà abbastanza per irrigare i campi. In momenti come questi, non avere certezze è una cosa che può fare molta paura. Fa sembrare tutto fuori dal nostro controllo e ci fa sentire come barche alla deriva. Tuttavia, io sono fiducioso. Sono fiducioso perché gli stivalesi ci hanno mostrato che quando ci sentiamo così, la cosa migliore da fare è stringerci intorno ai nostri cari, parlare con loro, confidare i nostri timori. Ci hanno insegnato che così facendo nessuno si sente solo, perché in realtà nessuno è veramente solo.